Benvenuti a Press Pause, il format dove vi racconto le prime impressioni, le sensazioni a caldo dei giochi a cui sto giocando. E oggi parliamo di Marvel Spider-Man 2. Come solito limiterò gli spoiler per non compromettere la vostra esperienza, quindi non mi allontanerò troppo da quello che si è visto nei trailer ufficiali. Sapete che c'è Sandman, sapete che c'è Kraven, sapete che c'è Venom e anche il simbionte. Il titolo di Insomniac è il terzo capitolo della nuova saga di Spider-Man, quella brandizzata da Marvel. E se vi state aspettando qualcosa di completamente nuovo, stravolgente, scoppiatesta, sappiate che non è così, perché Marvel Spider-Man 2 è semplicemente quello che avete già visto nei titoli precedenti, potenziato, con più azione, più epicità. Il gioco vi reintroduce piano piano nell'universo di Spider-Man, sia narrativamente che anche a livello di gameplay. E c'è il recapone iniziale con tanto del ciao sono Spider-Man, sono stato morso un ragno radioattivo, adesso sparo ragnatele dal cazzo, tutto il resto. Però se uno lo vuole saltare, il gioco inizia, bam, diretto, in azione pura, medias res. In realtà questa introduzione, che dura buona parte della campagna iniziale praticamente, serve ai neofiti, qualche reference forse è meglio se se la recupera, ma è un ottimo punto d'ingresso, e anche per chi, come me, ha giocato Marvel Spider-Man 2018, Miles Morales ha ripreso un po' la mano, e per chi, diciamo, in generale vuole riprendere la memoria muscolare di alcune tecniche, alcune fasi di abilità a combattimento che vengono introdotte in questa prima sezione. Forse questa introduzione forza un po' la narrazione, spostando quello che è il fulcro della campagna qualche ora più avanti. Ma non è un grandissimo problema, perché tutta questa parte iniziale serve moltissimo a reintrodurre le tecniche, il sistema di combattimento, le abilità, le secondarie, che sono veramente tante, e il gioco riesce a dartele con il contagocce man mano che si progredisce con la storia principale, quindi sempre con questo ritmo incalzante, passando da una parte all'altra. Se non fosse per una cosuccia mia, personale, che mi ha fatto un po' storcere il naso. Momento verità, non è che a me Spider-Man piaccia tantissimo. Di tutto l'universo di Spider-Man a me piace molto Venom, e questo è forse uno dei motivi per cui questo gioco l'ho comprato praticamente a occhi chiusi. Il marketing ha sempre mostrato il trittico Spider-Man Peter Parker, Miles Morales, Venom. I primi trailer di Spider-Man 2, di Marvel Spider-Man 2, sono sempre stati Spider-Man, Miles Morales e Venom. Quando appariva Venom tutti... e io ero uno di questi. All'interno della Collector's Edition hanno messo una cazzo di statua di Venom alta 48 cm con i piccolissimi Miles Morales e Spider-Man Peter Parker. Anzi, andate a vedere il video unboxing della Collector's se non l'avete ancora visto. Insomma, Venom, ma io per vedere Venom ho dovuto aspettare forse un po' troppo. Chiudo qua. Per fortuna la campagna è una vera bombetta, ricca di cutscene fenomenali, scene ultra dinamiche ed epiche, non dico interattive perché i quick time event non sono proprio dei quick time event, cioè io posso anche non premere il tasto, lo preme lui in automatico, oppure il tempo rallenta finché non premo il tasto. Meglio una soluzione del genere rispetto a altre cose viste in vecchi giochi di Spider-Man. Per il resto, la maggior parte delle scene in cui verrete coinvolti sono veramente da mozzare il fiato. Sia Peter che Miles hanno i loro cazzi da gestire, con una storyline che si sviluppa in varie missioni principali, passando tipo ping pong da un personaggio all'altro, incollandovi allo schermo per diverse ore. Peter affronta i problemi dei millennials, quindi la casa, il lavoro, la sfera sociale, mentre Miles è alle prese con i dilemmi della generazione Z. Abbiamo la scuola, la famiglia, il cazzo di saggio per il college. Insomma, alcune missioni principali le adorerete, con nuove vecchie conoscenze, alcune mai viste nei trailer, mentre altre missioni principali vi faranno scendere gli spider coglioni, come le missioni stealth di Mary Jane. Ma queste ultime sono state rivisitate rispetto al primo capitolo e sono un po' più dinamiche interessanti, ma ci sono ancora. Al di fuori della campagna principale ritroviamo la solita routine dei giochi precedenti, quindi la mappa aperta di New York con attività secondarie, missioncine, collezionabili, mini sfide. Le varie subquest sono variegate, ci sono quelle che hanno anche una storyline più approfondita, sono un pelo più lunghe, ma ci sono anche quelle molto rapide che possono essere inserite tra una missione e l'altra. Cioè praticamente ricevete una notifica dall'applicazione da Banana Ski, fate la missioncina, papapà, due secondi e ve ne andate via e di nuovo a dondolare per New York. Le varie attività secondarie vi forniranno ricompense e risorse per potenziare la tuta, creare gingilli e comprare i costumi. Oh mio Dio, i costumi! Adoro vestire Peter e Miles come se fossero le mie Spider Barbie digitali.
forse ho dei problemi. Comunque sono circa una settantina di vestiti con anche varianti cromatiche e ce ne sono di tutti i tipi. Alcuni sono degli easter egg, delle citazioni, ce n'è uno che trasforma Miles in un Power Ranger o uno che trasforma Peter in uno Shinobi. Figata. Tra l'altro non l'ho ancora detto, ma per tutto il gioco noi possiamo cambiare liberamente tra Miles Morales e Peter Parker, quindi saltare con una transizione anche molto figa da un personaggio all'altro. Ognuno poi ha il suo stile di combattimento, la sua interfaccia che cambia in base a chi stiamo utilizzando e anche la sua soundtrack. Tra l'altro quando utilizziamo uno Spider-Man, l'altro può apparire durante le attività secondarie e darci una mano a sconfiggere i cattivoni, rendendo il mondo molto più immersivo e reale. Il sistema di combattimento è stato potenziato e perfezionato rispetto agli altri due titoli, con il controller che si suddivide in due parti. Da un lato abbiamo le abilità di due Spider-Man e dall'altro invece i gadget. E per gli amanti dei Souls c'è anche il Parry. E poi ovviamente c'è il simbionte. E non vi mostrerò molto per lasciarvi il gusto della scoperta. Sappiate che quando lo utilizzate siete più aggressivi, più forti e più reattivi. E se è vero che Spider-Man non uccide mai, con il simbionte i nemici dovranno setacciare meglio le loro feci per ritrovare i loro denti d'oro. Diciamo che il feeling che mi ha trasmesso era molto simile a quello di Alex Mercer di Prototype. Ve lo ricordate? Ogni tecnica che viene sbloccata sia per Miles che per Peter può essere assegnata singolarmente ai vari tasti. E ci sono anche i classici alberi delle abilità, uno per eroe, con cui potenziare stili e tecniche. Oltre a un terzo albero che condivide dei potenziamenti per entrambi gli Spider-Man. E in quest'ultimo il primo ramo in cui ho speso tutti i punti che avevo a disposizione è quello relativo alle skill per il movimento nella città. Perché, parliamoci chiaro, la parte più figa di questo gioco è andare in giro per New York. Anche grazie alla nuova tutelare che è stata introdotta, che è una scelta azzeccatissima, con queste correnti d'aria sparse per la città che noi possiamo imboccare per avere uno sprint e sfrecciare in mezzo ai palazzi. Anche se con quelle ragnatele sotto le ascelle sembra quasi che Spider-Man non si sia lavato nemmeno una volta negli ultimi due anni. Però so che è una citazione al primo costume di Spider-Man e quant'altro, però niente, fa molto ridere il design. E c'è anche il viaggio rapido, che si può utilizzare tra un quartiere e l'altro una volta che si è livellata la zona, che io non ho mai usato. Cioè, l'ho usato una o due volte soltanto per vedere come funziona. Fulmineo, Ma nulla è più soddisfacente che lanciarsi nei flussi d'aria e attraversare le isole con ragnatele e tutelare. La mappa di gioco è sempre quella, con l'aggiunta di qualche quartiere e delle piccolezze tipo la Torre Fisk che è stata completata, dei cantieri che sono stati portati a termine e degli alberi in più a Central Park. Peccato che non ci sia un vero e proprio ciclo giorno e notte automatico e che il tempo in realtà sia vincolato alla missione che avete appena completato o quella che avete accettato. Sarebbe stato figo vedere una New York che cambia nel corso del tempo e che sia più dinamica, soprattutto perché con alcuni scenari, tipo alba, tramonto, di notte profonda, la città è veramente bella da vedere, anche se il motore grafico non è che abbia fatto dei passi da gigante. Cioè, se prendiamo sempre come comparison Marvel Spider-Man 1, sono passati 5 anni, è passata una generazione di console intera e il salto di qualità visivo non è così impattante. Ho giocato il titolo in entrambe le modalità, sia prestazioni che fedeltà, e non ho incontrato crash o bug degni di nota. E un plauso va fatto anche al DualSense PS5 e al suo feedback aptico, perché cose come la vibrazione dei passi, la resistenza dei grilletti quando ci dondoliamo per la città, o il rumore delle travi quando vengono percosse dal cranio dei nostri nemici, sono veramente ben realizzate all'interno delle vibrazioni e dei suoni che vengono emessi dal controller, rendendo tutta l'esperienza molto più immersiva. Per quanto Spider-Man non sia nella top 3 dei miei supereroi Marvel preferiti, ammetto che il gioco mi stia piacendo molto, nonostante non ci sia Venom fin dai primi momenti di gioco. E sarà sicuramente un giocone fotonico per tutti coloro che amano l'uomo ragno. E sicuramente un ottimo gioco anche per persone come me che si apprestano al mondo Marvel ma che non stravedono per Spider-Man. Ora però Insomniac, fammi vedere Wolverine. Quello mi interessa molto. Vi ho detto la mia, ora tocca a voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Marvel Spider-Man 2 e se questo video vi è tornato utile lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale per godere di altri contenuti come questo. E occhio a premere la campanella che sennò spaventiamo i simbionti. E per il resto ci vediamo come sempre in un... A presto!